Sì, grazie. Io avrei dovuto evocarvi scenari africani, ma a quest'ora mi rendo conto che lo scenario africano è sostituito da ben altri scenari di carattere gastronomico e la stanchezza si fa sentire. Cosa avrei dovuto dire? Una cavalcata rispetto alle opportunità nel continente, quindi un focus su questo continente così vicino, così in cambiamento, per arrivare a due conclusioni, a due note a margine. Una che assorbe il PMI. Ha la possibilità di dare spazio a delle aggregazioni, delle proposte di lavoro che possano organizzare PMI interessate al continente africano per arrivare a proporre un marketplace bilaterale, una piattaforma di business matching, ma per fare in modo che ci sia una connessione di sistemi. L'altra, come in questo percorso, in questo cammino, si dovrebbe poter trovare anche un modo per dialogare con tante potenzialità inespresse della diaspora africana e fare in modo che la questione immigrazione da questione diventa connessione. In realtà il titolo che avevo preparato con cura per l'intervento che avevo proposto era Scenari e opportunità in Africa subsahariana, sottotitolo Connessioni in corso. Avremo modo sicuramente successivamente di fare questa cavalcata per le praterie africane in altri contesti. Comunque, è un continente in movimento, la rete ha la flessibilità, la forza, la capacità di adattarsi alle esigenze di questo sistema, grande complementarietà tra le PMI italiane e il tessuto imprenditoriale africano, composto quasi esclusivamente, dico, da microimprese e poi alcune piccole, alcune poche grandissime imprese molto efficienti, ma una rete di micro e piccole e medie imprese ai quali bene si potrebbe adattare anche il modello di rete come strumento per sostenere la tessitura di un tessuto economico locale. Grazie. Interessante questo intervento, seppure in pillola, dell'avvocato Francesco Campagna. Sto ricevendo commenti molto importanti e molto positivi anche da parte dell'onorevole Suriano, che dice che interessa molto l'intervento e l'argomento proposto dall'avvocato Campagna. Pertanto, come dire, le connessioni continuano e tutto sommato l'obiettivo è stato comunque raggiunto. Ci interessa la sostanza più che la forma a questo punto. Oscar Legnani, una pillola sul Legal Tech Innovazione, cortesemente, e poi anche qui andremo a discutere la tua bellissima trattazione, e dopodiché Fabrizio Caraffa ed Alessandro Sgrazzutti, e poi andiamo alle conclusioni. Grazie. Sì, buongiorno. Io vado molto velocemente ad evidenziare l'importanza dell'innovazione, che è l'argomento che mi compete nell'ambito dell'internazionalizzazione. A cominciare dal fatto e dal pensiero che l'internazionalizzazione è già di per sé una innovazione, però avrei voluto portare e porterò diciamo, al momento opportuno alcuni esempi di come l'innovazione aiuta l'internazionalizzazione. Uno di questi esempi è sicuramente la filiera ipertecnologica. Abbiamo avuto l'occasione come studio legale di seguire questo percorso in un progetto molto significativo che Trust 3 di Cispress Rail, che diciamo, ha innestato tecnologia sensoristica per portare la tracciabilità oggettivamente poi depositata e certificata in blockchain dall'oliva alla bottiglia. Questa innovazione con le componenti dell'uomo e del processo, nelle quali noi professionisti possiamo inserirci in modo ottimo, quindi iniettando strumenti giuridici altrettanto innovativi e adeguati, con questo, dicevo, strumento della filiera ipertecnologica, trasformiamo i prodotti in opere d'arte, valorizzando quindi al massimo il singolo prodotto, la singola bottiglia, il singolo elemento portato all'estero, quindi a favore dell'internazionalizzazione, valorizzandolo al massimo e anche tutelandolo. Il secondo ambito del mio intervento vorrebbe essere proprio la dimostrazione di come nell'ambito della company collaboration il contratto di rete sia assolutamente uno strumento di eccellenza per l'innovazione e per tutti i progetti dell'innovazione, perché è assonante nella circolarità, nel sistema win-win di tutti i progetti innovativi e sicuramente delle proposte
di facilitazione sia per l'internazionalizzazione sia per l'innovazione le vorrei fare sia nell'ambito diciamo della possibile presa in esame di una normativa sulla filiera tecnologica sia per poter avvicinare le reti di imprese, le start-up innovative agevolandone appunto paritariamente sia l'ambito di sconto fiscale piuttosto che di agevolazione del credito e in più l'agevolazione anche del manager di rete al pari dell'innovation manager. L'ultimo argomento, e vado a concludere, che volevo portare appunto l'attenzione di tutti era nel legal tech l'importanza della professional collaboration. La professional collaboration, cioè la collaborazione tra professionisti, vista come fattore abilitante della trasformazione digitale. Sembrerebbe un non senso, ma in realtà se interpretiamo l'innovazione con i suoi tre assi di tecnologia, persona e processo, oggi il legal tech è molto sbilanciato, comunque focalizzato sull'ambito tecnologico, riportandolo ed equilibrandolo verso la persona e verso il processo. Io vedo che appunto diciamo, la professional collaboration potrebbe dire tanto in ordine allo sviluppo di questo strumento, però per facilitare la company collaboration occorrono interventi che vanno sia sulla legge professionale sia sulla regolamentazione delle camere di commercio perché anche esse possano prendere in considerazione come soggetti anche i professionisti. Io con questo concludo e spero di sviluppare questi argomenti in altra sede. Grazie. Grazie Oscar Legnani, Danilo Piscopo, Zone Doganali Franche, quali opportunità per lo sviluppo del settore manufatturiero Made in Italy? Una pillola, grazie. L'onorevole Giuliano mi ha dato degli spunti di riflessione e di possibilità di proporre gli sviluppi di queste zone franche che in realtà saranno l'occasione per le nostre imprese per poter sviluppare il prodotto Made in Italy realizzato in Italia. E quindi da questo punto di vista ha notevoli ripercussioni per quanto riguarda anche la leva occupazionale. E quindi mi ricollego anche agli interventi del professor Bolognesi. Sicuramente sono degli argomenti da sviluppare, anche intersecandoli con quelli già trattati dagli altri relatori, perché da questo punto di vista la rete d'impresa può rappresentare, anche da questo punto di vista, uno strumento efficace dal momento che non stiamo parlando di spostare comparti industriali interi, ma di mettere a fattor comune l'attività di più imprese che, compatibilmente fra i vari settori, diciamo, del Made in Italy, possano svilupparlo anche in occasione di quei lavori che sono stati già finanziati da parte del governo per lo sviluppo dei porti, visti come piattaforme logistiche per far partire il prodotto Made in Italy per il resto del mondo. Grazie Danilo Piscopo, Fabrizio Caraffa, Alessandro Sgrazzutti. Sì, grazie, grazie mille Giuseppe. Allora anch'io procederò molto molto velocemente. E mi riallaccio a quello che hanno detto innanzitutto i presidenti degli ordini, Pizzino e il presidente dell'ordine di Roma. È vero, le reti tra professionisti, le reti miste sono un qualcosa di molto importante, ma che bisogna ancora implementare per portare alla loro realizzazione, così come ha detto il presidente Galletti, ed è vero anche quanto ha notato il professor Gemma, le reti tra professionisti sono un tema difficile. Se io, nella mia visione, secondo me sono una sorta di grande incompiuta. Questo perché? Perché, come sappiamo, ci sono diversi problemi, mancano diverse norme applicative. Abbiamo individuato sostanzialmente tre problemi principali. Uno è stato già evocato dal presidente Galletti: l'iscrizione al registro delle imprese. Le imprese chiaramente sono iscritte al registro delle imprese, i professionisti no. Quindi, cosa fare in questo caso per consentire una partecipazione dei professionisti, alla rete d'impresa? Ancora, secondo problema, la responsabilità patrimoniale, il regime quindi di responsabilità patrimoniale dei professionisti all'interno della rete d'impresa, tema questo che in parte si riallaccia al precedente. Sappiamo che nella legge istitutiva delle reti c'è una norma che prevede che quando nel contratto di rete vi è un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi,
Tale norma prevede che in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Ma come fare a coniugare questa norma e il principio di pubblicità dichiarativa che ad essa si ricollega con la particolarità appunto dei professionisti che non sono iscritti, non sono iscrivibili al registro delle imprese e quindi per loro non vale la regola di opponibilità dei fatti iscritti al registro delle imprese, in questo caso la loro partecipazione ad un contratto di rete che appunto non è possibile pubblicizzare. Ancora, terzo problema, i limiti deontologici per i professionisti, soprattutto per i professionisti chiaramente iscritti ad albo, quindi per le professioni, come si dice, erette ad albo, soprattutto per quello che riguarda la salvaguardia dell'autonomia dei professionisti rispetto agli interessi economici così ben rappresentati dalle imprese. Allora, noi in Assoreti PMI abbiamo già da diversi anni, prima con i gruppi di studio, poi con il comitato scientifico che è nato in seno ad Assoreti PMI, ha elaborato diverse soluzioni, ce le abbiamo, sono già pronte. Una di queste, per esempio, io le ho suddivise in soluzione normativa, soluzione attraverso STP ed STA e una soluzione data da una rete atipica semplificata di professionisti. La prima consiste sostanzialmente in un progetto di riforma dell'articolo 12 del Jobs Act Autonomy che va appunto a riprendere tutti i punti e a modificarli in un senso che noi riteniamo decisivo per quello che riguarda molti aspetti delle reti tra professionisti. Non sto quindi qui a dilungarmi, non c'è il tempo. Per quello che riguarda l'STP e l'STA si tratta essenzialmente, come sappiamo, società tra professionisti e società tra avvocati consentirebbero una partecipazione quantomeno indiretta dei professionisti alle reti di impresa, ma su questo il collega Sgrazzuti ci approfondirà il tema, quindi non mi dilungo neanche su questo. Chiudo con la terza delle soluzioni possibili che abbiamo appunto implementato all'interno di Assoreti PMI, che è una sorta di rete atipica di professionisti semplificata, quindi valorizzando al massimo l'autonomia negoziale dei professionisti, delle parti e quindi le possibilità di muoverci all'interno di un contratto atipico, è stato sostanzialmente sviluppato uno schema di contratto di rete tra professionisti che valorizzi i punti forti delle reti d'impresa. Si parlava prima di obiettivi strategici, quindi così come intuito dall'onorevole Buffagni per dare stabilità a questi progetti di rete, quindi obiettivi strategici, possibilità di lavorare all'interno di un programma comune di rete e consentire a questi elementi di lavorare al meglio all'interno di una struttura che è pensata per i professionisti. Ecco, noi ci siamo pronti, abbiamo, come detto, già elaborato delle soluzioni e ho terminato. Grazie a tutti per l'attenzione. Bravo Fabrizio Caraffa, Alessandro Sgrazzuti e poi Amadore a chiudere, grazie. Buongiorno, buongiorno. Ciao Eccomi, allora, Alessandro, grazie. buongiorno. Allora, ricollegandomi rapidamente a quanto riferito dal collega Raffa, allora, delle indicazioni su come i professionisti possano entrare nel mondo delle reti ci sono venute dal MISE, con la circolare del 30 luglio 18, per la prima volta il MISE ha detto, beh, tutto sommato, le reti soggetto miste possono entrare, possono iscriversi, possono assolvere l'obbligo pubblicitario camerale e quindi ecco, attraverso la rete soggetto mista, effettivamente i professionisti allo stato dell'arte potrebbero accedere ad una rete di impresa. Ecco, il MISE ha fatto riferimento solo alle reti miste, però si può dire rapidamente questo, quello che abbiamo notato noi nelle sue reti PMI. Se il presupposto è la soggettività giuridica, perché lo stesso discorso non può valere anche per le reti soggetto esclusivamente professionali? Alla fine, se il presupposto è quello, non cambia nulla. In rapida, per quanto riguarda
le reti e contratto invece, segnaliamo che è intervenuta un parere in questo gennaio, nel quale il Mise per la prima volta ha segnato in buona sostanza quella che potrebbe essere una traccia, insomma. E cioè, alla fine, se è vero che il singolo professionista non può iscriversi in Camera di Commercio, è vero però che lo possa fare attraverso un soggetto mediato, cioè un STP o un STA che già normativamente possono a tutti gli effetti iscriversi in Camera di Commercio. Ecco così che si apre una strada che è tutta da percorrere, attraverso la quale più STA o STP possano dar vita ad una rete contratto professionale o anche mista, ma anche una rete soggetto professionale, ma anche mista. Questo in rapidissima sintesi, come ha detto bene il collega Garaffa, noi abbiamo già delle idee in proposito e siamo qua disponibili ovviamente per dare il nostro contributo. Grazie. Grazie Alessandro Sgrazzutti, dottor Nino Amadore. Insomma, ci dica un po' le sue sensazioni anche da esperto della comunicazione, ovviamente del più importante giornale nazionale, Il Sole 24 Ore, a cui, come dire, teniamo anche a voler interloquire anche nel post evento e in qualche modo a far conoscere, a far capire. Insomma, le nostre potenzialità, le nostre competenze del centro studi, dei comitati tecnici che abbiamo inserito, quindi 9 anni di esperienza sul campo che probabilmente neppure le strutture, come dire, più strutturate, non si può dire, probabilmente poi difettano di questa capacità capillare di avere, diciamo, appunto pancia a terra, come dico io, spesso. La forza di stare in mezzo alle persone, in mezzo alle imprese, di essere problem solving e di dare, come dire, i giusti input, del fare. Come dice il professor Gemma, avere sempre quel grip fattuale che diventa poi determinante per distinguere quelle idee che restano teoria e trasformarle invece in progettualità concrete, anche in maniera, come dire, spietata, ma che siano di istruzioni per l'uso e risoluzione delle problematiche. Che ci dice come esperto della materia? A concludere, grazie. Ma io insomma reagisco più che esperto, io sono un cronista, consumo le scarpe nel cercare le notizie. No, gli elementi della discussione sono parecchi e credo anche tutti molto interessanti, sia sul fronte delle imprese, così come è stato introdotto dal professore all'inizio proprio di questo convegno, che per la parte dei professionisti. Credo che mi pare insomma che ci sia la disponibilità da parte del governo, da parte anche lo testimonia l'onorevole Suriano, a discutere di questi temi e a intervenire. Forse ci sarà da discutere un pochino magari con il governo, però credo che sia una strada giusta, una strada da percorrere, e mi pare che ci sono tutti gli elementi per poter fare, come si suol dire, una piattaforma, no? Una sorta di piattaforma su cui poi andare a inquadrare, se è necessario, anche interventi normativi. Io vi ringrazio, insomma, mi sono fatto una cultura, ringrazio tutti per la pazienza e alla prossima. Io vorrei abbracciarvi virtualmente tutti perché, come un fanciullo di 51 anni, dopo questa cavalcata di cui siete stati in qualche modo anche testimoni dei pensieri, diciamo dei miei pensieri, stanco ma soddisfatto, vi abbraccio virtualmente. Sono certo che attraverso il lavoro preparatorio di 9 anni del Presidente, dottore Eugenio Ferrari e del vicepresidente Monica Franco, tutti insieme abbiamo aperto un varco e abbiamo spostato l'asse e l'equilibrio, diciamo, il punto di vista, diciamo così, dell'associazione, e tutti insieme sapremo cogliere
questi aspetti, diciamo, di fattualità e di progettualità che, come dice giustamente anche l'avvocato Francesco Campagna, dobbiamo saper cogliere, quindi trasformare le idee in progetti e cogliere questi spazi, diciamo così, progettuali che siano nell'interesse dell'associazione e che siano evidentemente nell'interesse dei grandi professionisti che questa comprende e che questa contiene. Vi abbraccio virtualmente a tutti, grazie dei vostri sforzi, delle vostre cortesie, delle vostre disponibilità. Mi scuso se tutto non è andato esattamente al calibro come avrei voluto, come avremmo voluto, ma tuttavia ritengo che il risultato sia stato pieno e quindi vi saluto cordialmente, alla prossima, grazie. Grazie a te, Avvocato Cavuti. Arrivederci a tutti. Arrivederci Grazie. a tutti. Arrivederci a tutti. Ciao Arrivederci. Giuseppe, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci. Ciao. Grandissimo risultato. Grande risultato. Sì, infatti. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao Eugenio, ciao Monica. Ciao a tutti.